Il voucher di conciliazione è una nuova misura sperimentale che ha messo eh, in atto eh, l'assessorato Sanità, Salute Politica e Politica Sociale in collaborazione con il Ministero Pari Opportunità, la consigliera Pari Opportunità e il Centro per l'impiego di Verres per eh, offrire una nuova formula di eh, conciliazione famiglia-lavoro per le famiglie che hanno persone eh, minori o persone disabili eh, o anziani eh, in difficoltà fino al secondo grado di parentela eh, rispetto ai quali c'è bisogno di eh, eh, una relazione di cura eh, ma di tipo temporaneo non sistematico ebbene per loro è possibile usufruire di molte ore di eh, eh, servizio da parte di persone che eh, sono disponibili a prestare la loro attività lavorativa per coprire delle ore durante le quali soprattutto le donne eh, sono impegnate o in attività lavorative oppure in attività di riqualificazione professionale, di formazione eh, affinché il mercato del lavoro circoli eh, in modo più dinamico di quanto non succede in questo momento. In sostanza eh, le persone che desiderano avere un aiuto familiare eh, per eh, bambini neonati fino a tre anni oppure per persone disabili o per anziani possono avere qualche ora durante eh, la giornata oppure un monteore mensile eh, a disposizione eh, un, con una persona dedicata. Questa persona dedicata come si può scegliere? Si può scegliere o rivolgendosi al centro per l'Impiego di Verres perché questo servizio è attivo a titolo sperimentale nel distretto 4, quindi Bassavalle, si può rivolgere per avere una persona iscritta al centro per l'Impiego disponibile a svolgere questa attività, ma noi privilegiamo anche le relazioni di fiducia, per cui se la famiglia ha persone giovani che non, eh, non si trovano in questo momento eh, occupate a tempo pieno in attività lavorative e che possono svolgere un po' di ore eh, per eh, aiutare la famiglia, bene, possono indicarle e possono retribuirle eh, con l'aiuto pubblico. L'aiuto pubblico può arrivare fino a 2000 euro, eh, la condizione è che la famiglia complessivamente abbia un indicatore della situazione economica, un IRSE equivalente, eh, non superiore ai 25.000 euro. Eh, quindi eh, le modalità di pagamento della persona possono essere da un contratto di lavoro vero e proprio all'utilizzo dei voucher IMSS, quelli da 10 euro, eh, per i quali il Centro per l'Impiego è disponibile a dare... E informazioni dettagliate che sono una, uno strumento di pagamento trasparente ma nello stesso tempo anche agevole. Questo permette anche di mettere eh, eh, un mercato molto spesso eh, occulto in, in, in evidenza, in luce e eh, permette di avere un servizio complementare ai servizi che noi abbiamo già in essere molto ricchi nella nostra regione. Gli asili nido, eh, i servizi domiciliari per gli anziani, i servizi eh, ehm, semiresidenziali per i disabili servono per le, la vita ordinaria. Queste, questo piccolo monteore aggiuntivo eh, può servire invece per le, le, i momenti extra eh, rispetto al, all'uso dei servizi, all'utilizzo dei servizi ordinari. Il servizio usufruisce di un contributo ministeriale di circa 92.000 euro che ci permette di coprire un anno di attività sperimentale in un'area così circoscritta. Eh, L'auspicio la, è che eh, la risposta sia eh, così importante e così eh, significativa da giustificare un'estensione del servizio al resto della regione. Eh, questo naturalmente dovrà Prevedere un investimento di carattere più regionale che non nazionale, perché evidentemente eh, questi fondi non sono fondi una tanto, ma non sono fondi eh, che si, si considerano strutturali. Ecco.